Care professoresse e cari professori, benvenuti in questo pomeriggio insieme. Sono Valentina Gabusi, la responsabile editoriale della formazione per i docenti Zanichelli, e come vedete non sono sola. Qui con me abbiamo l'ospite di questa sera che è la professoressa Emanuela Pulverenti. A cui do il benvenuto. Salve a tutti, benvenuti! Questo pomeriggio parliamo di arte, parliamo di patrimonio, di tutela del patrimonio. Eh, probabilmente Emanuela Pulvierenti non ha bisogno di presentazioni, però ci tengo a dire due parole su di lei prima di lasciarle eh, il campo e tutta la vostra attenzione. Emanuela Pulvierenti è una vostra collega, eh, insegna disegno e storia dell'arte in un liceo scientifico della Sicilia, però forse è più nota per il suo bellissimo blog Didattica Arte. Che da tanti anni ci fa scoprire elementi inaspettati di opere famose, corrispondenze, ci fa vedere con occhi nuovi l'arte e anche, ed è la cosa più importante, ci dà suggerimenti per come eh, insegnarla il eh, da 2014 collabora con Zanichelli ha pubblicato un eh, volume per, eh, di arte per la scuola media Arte mondo ed è proprio fresco di stampa invece il suo corso per le superiori che è arteologia. Quindi eh, Emanuela ci accompagnerà in questa carrellata che è in bilico appunto tra l'arte e uno dei temi cardine dell'educazione civica che è la tutela del patrimonio. Io vi ringrazio di di essere qui con noi e lascio subito la parola a lei. Eccomi, eh, parliamo dunque di patrimonio, eh, a lezione di patrimonio, eh, come si parla a scuola di educazione alla tutela e alla conservazione dei beni culturali. Uh, diciamo subito quali dovrebbero essere gli argomenti uh, da trattare. Bisognerebbe capire qual è la definizione di beni culturali e di patrimonio, che sono due cose leggermente diverse. Bisognerebbe studiare uh, la legislazione legata al tema della salvaguardia, uh, tutto ciò che riguarda la teoria del restauro i musei, quali sono le loro funzioni, quali sono i loro eh, meccanismi, cosa sono. Eh, il problema qual è? Che tutti questi argomenti sono tantissimi, non ci sarebbe il tempo di trattarli nelle nostre due ore settimanali. Eh, non solo, mh, affrontati così mh, come eh, argomenti teorici, sarebbero di una noia mortale. Quindi mh, bisogna procedere in una maniera diversa, invece di pensare di andare eh, dal generale al particolare, come si fa normalmente nella storia dell'arte, per cui partiamo dal concetto di 400, di Rinascimento, per andare al singolo autore, in questo caso Ghiberti, per poi andare alle sue opere, ai dettagli delle sue opere. Eh, io penso che dobbiamo fare il percorso inverso, quindi andare dal particolare al generale, partire dal, dall'episodio di cronaca, dal dettaglio dell'opera che stiamo studiando per arrivare poi a tirar fuori l'argomento eh, della normativa, della, del restauro, eh, dei rischi che in cui incorre il nostro patrimonio. Eh, questo perché? Perché eh, a questo punto mh, diventa un argomento a cui ci si, ci si sensibilizza molto di più, eh, piuttosto che facendo il percorso inverso. Eh, si può partire appunto da notizie di cronaca, purtroppo abbonda di episodi da commentare da questo punto di vista, ma... Io penso che se consideriamo l'aspetto eh, materiale delle opere, di tutte le opere che studiamo normalmente nelle lezioni di storia dell'arte e vediamo che cosa è successo nel tempo, quindi non ci fermiamo solo alla lettura iconografica, iconologica, ma osserviamo... Uh, i furti, i restauri, gli spostamenti, i traslochi. Stiamo già parlando di tutela, stiamo già educando al patrimonio. La storia dell'arte già lo è di per sé, è educazione al patrimonio. Basterebbe fare un bel corso di storia dell'arte e già sarebbe anche educazione civica. Ma mh, serve forse questo accorgimento in più, perché spesso ci fermiamo all'analisi dell'immagine come se l'opera d'arte fosse un oggetto fuori dal tempo e fuori dallo spazio. Invece è un oggetto che percorre una storia e che si trova in un posto fisico dove si relaziona col pubblico. Uh, il caso della Gioconda che qui vi ho messo è eclatante perché è un'opera che si presta tantissimo, per esempio, a questo, uh, a questo tipo di approccio. Uh, per esempio, le, le patine, le verniciature, ma anche il rovescio e quindi gli interventi nel Settecento di tasselli lignei per bloccare una fessura, l'asportazione dal Louvre durante la Seconda Guerra Mondiale, ma precedentemente anche il furto, il suo uh, ruolo oggi all'interno del Louvre, sono tutti uh, argomenti che possono essere affrontati per portare a questa eh, cognizione, a questa eh, sensibilità verso eh, la mh, particolare cautela e, eh, che ci vuole nel proteggere le opere d'arte. Eh, per esempio, ecco io ora vi faccio un po' una carrellata, quindi non vi parlo di quei temi teorici, ma vi mostro come da qualsiasi argomento di qualsiasi capitolo eh, della storia dell'arte si può agganciare un concetto molto importante dell'educazione eh, dell al patrimonio. Eh, il concetto stesso di bene culturale può uscire fuori anche parlando di Raffaello. Eh, Raffaello eh, non è noto solo per le stanze vaticane, tutti i lavori incredibili che ha fatto, ma anche per... Uh, una lettera scritta insieme a Baldassarre Castiglioni eh, nel mh, 1519, eh, eh, scritta a Papa Leone X, mh, in cui lui si eh, prefiggeva di fare una sorta di rilievo. Di tutto il patrimonio delle antichità romane eh, presenti nella, nella città. E, e però all'interno di questa lettera, di cui rimane solo una bozza che è stata ritrovata tra gli scritti proprio di Castiglione, eh, c'è tutta una, una trattazione e una serie di raccomandazioni al Papa sul fatto che bisogna proteggere queste opere per la loro importanza storica e artistica. Trova lui deplorevole il fatto che gran parte delle, delle, dei palazzi moderni per l'epoca di Roma sono fatti con calce ottenuta distruggendo le statue antiche. Che lui vede in questo qualcosa di delittuoso, quindi in qualche modo, anche se eh, ecco, non lo ha detto eh, in maniera chiara, però c'era già questo eh, primissimo. Um, lancio dell'idea che ciò che eh, ci ha lasciato il passato non è materiale da cava, ma è qualcosa da proteggere. Naturalmente, il suo amore, il suo riferimento era all'arte romana, all'arte classica. Eh, oggi noi abbiamo sviluppato questa attenzione per qualsiasi eh, opera d'arte del passato indipendentemente dal periodo. Eh, ma è un primo elemento veramente importante. Da qui poi verranno fuori anche eh, altre, eh, altri eventi successivi. Il Grand Tour, per esempio, questo fenomeno di turismo eh, colto che c'era tra il Settecento e l'Ottocento nasce più o meno anche dalla stessa sensibilità e si inizia a pensare che queste opere che affiorano dal passato, templi, colonne, rovine, siano qualcosa da cui imparare. Quindi non sono semplicemente oggetti belli da vedere, ma qualcosa che ci insegnano e ci portano anche, ci proiettano verso il futuro. Uh, può essere interessante, sempre per questo uh, discorso di, di cogliere la uh, complessità delle vicende, la delicatezza di ciò che ci ha consegnato la storia, può essere interessante ripercorrere le tappe di un monumento. Il Partenone, per esempio, quello che conosciamo, già nasce sulle rovine di un precedente tempio uh, distrutto dai persiani. In più a sua volta a un certo punto eh, crollano nel, eh, vari elementi, poi viene trasformato in chiesa dai bizantini nel 590, viene trasformato in moschea nel 1456, avrà un minareto sul tetto. Fino a quel momento si era conservato con relativamente pochi danni. Se non che nel 1687 eh, arriva il capitano Francesco Morosini della flotta veneziana, che deve eh, espugnare Atene agli ottomani eh, lancia una bomba sul tempio che in quel momento era stato adibito a polveriera, esplode in mille pezzi. Le immagini che vedete mostrano mh, come all'interno di quel recinto era rimasta in piedi parte della perista, si era stata costruita di nuovo una piccola moschea, una cosa che eh, farebbe un po' accapponare la pelle. Successivamente ecco, poi Lord Elgin si porta via il resto che restava: il resto di, di metope, di sculture ancora rimaste. Tutto quello che vediamo oggi è frutto di una sorta di collage 3D, di mosaico, di ricostruzione attraverso operazioni di, di anastilosi di quello che si è riuscita a recuperare, ma è un miracolo che noi ancora oggi riusciamo a vedere questa gran parte eh, della, della peristasi. Eh, alcuni edifici antichi eh, invece sono arrivati a noi proprio grazie al loro cambio di uso, mentre per il Partenone non è stato un cambio di uso fortunato, essere stata adibita a polveriera è stata la sua fine. Eh, nel caso per esempio del Tempio di Portuno a Roma, la, la sua trasformazione in chiesa eh, l'ha salvata dalla distruzione, perché se non diventava un edificio sacro, diventava materiale edile. I teatri, I teatri spesso sono stati abbandonati, ricoperti da, da terra, da erbacce, si sono conservati e incredibilmente molti riusciamo ad utilizzarli ancora con la funzione originaria. Questa è una cosa eh, molto bella, molto affascinante. In molti teatri è possibile rivivere le stesse identiche esperienze che si vivevano duemila anni fa. Questo per esempio è quello di Siracusa. Eh, perfettamente in funzione. Eh, ancora storie di stratificazioni. Eh, le, eh, certi edifici che abbiamo adesso, che ci affascinano, sono dei capolavori, nascono dalla distruzione di altri capolavori. Eh, è una cosa che fa riflettere il fatto che in certe epoche mh, non veniva data nessuna importanza alle testimonianze precedenti. Eh, nonostante eh, 1506 sono più o meno gli anni in cui Raffaello comincia a prendere eh, come dire, consapevolezza del valore delle rovine antiche, sono gli stessi in cui poi Papa Giulio II. Decide che la basilica costantiniana, che aveva ormai più di mille anni, andava demolita e bisognava costruire una nuova immensa basilica eh, dedicata all'Apostolo Pietro. A sua volta, la basilica costantiniana nasceva dalla demolizione del circo di Nerone. Ecco, questa stratificazione è veramente rivelatrice di, di, di come è cambiata nel tempo la sensibilità eh, verso ciò che eh, apparteneva al passato. Non è molto antica, anche se abbiamo parlato di Raffaello, questa. Questa attenzione verso i monumenti. Ancora oggi capita di ascoltare notizie di cronaca di demolizioni di chiese, magari non parliamo di ehm, templi romani o, o, o greci, ma magari una chiesa dell'Ottocento perché bisogna far pass per creare un nuovo quartiere residenziale. Capita ancora, quindi non dobbiamo mai dare nulla per scontato solo perché oggi abbiamo. Norme molto avanzate sulla tutela dei monumenti. Ehm, altre forme di riuso, diciamo irreversibile, ehm, per esempio, i preziosissimi pavimenti cosmateschi, questi ad Anagni, la stupenda cripta di San Magno. Uh, siamo uh, nel 1231 quando viene completato questo pavimento marmoreo, un um, opus sectile in cui tutti i tondi che stanno al centro di questi motivi geometrici non sono altro che uh, colonne di spoglio prese da templi, da edifici classici, segate orizzontalmente e, e si ottengono quindi questi dischi rotondi. Altro riuso, per esempio in altre immagini vedete un capitello capovolto usato come base, lo spoglio delle colonne era molto, molto frequente, in alcuni casi non si sono dati ehm, diciamo un problema a... Smontare il tempio, ma ci hanno costruito un po' come vedevamo prima nel Tempio di Portuno. L'attuale La, eh, basilica, il Duomo di Siracusa, contiene il Tempio dorico di Atena, di cui si vedono le colonne sul fianco. Quindi eh, racconta due storie completamente diverse. Eh, C'è stato un eh, periodo storico in cui si decideva di tornare in maniera artificiosa all'antico e quindi si rischiava anche di demolire per esempio la facciata barocca per ritrovare eh, il tempio dorico. Uh, oggi si conserva tutto l'edificio con tutte le aggiunte che sono state fatte nei secoli perché ognuna racconta la storia, non si può cancellarne un pezzo. Uh, naturalmente eh, poi i restauratori fanno delle valutazioni di merito, alcuni pezzi non hanno una uh, rilevanza storica, artistica e magari sono anche pericolosi per l'intero insieme, ma come in linea di massima l'idea è quella che va tutto preservato. Uh, Altro elemento interessante, il concetto di falso. Eh, L'ho messo tra virgolette perché è un argomento piuttosto delicato. Allora, eh, Duomo di Milano, eh, iniziato alla fine del Trecento con forme eh, tardogotiche ispirate fortemente alla tradizione francese, ma fino al Cinquecento è rimasto senza facciata. Uh, il cardinale ehm, Carlo Borromeo decide che non deve avere una facciata gotica perché eh, il gotico era troppo collegato all'area tedesca e quindi avrebbe mh, richiamato uh, la Chiesa protestante. C'era già stata la riforma luterana del 1517, quindi questo gotico era lo stile d'Oltralpe, lo stile dei protestanti. Eh, quindi ci voleva una facciata romana. Che rimarcasse l'appartenenza invece al cattolicesimo. Eh, si stava edificando una facciata come le prime più o meno che vedete, quella di Pellegrino Tibaldi, quella di, eh, successivamente, Francesco Maria Richino, si sono avvicendate una serie di, di progetti che sono stati iniziati. Tant'è vero che la facciata del Duomo di Milano attualmente ha. 5 eh, ingressi, portali con un timpano curvo e 5 finestroni con timpano triangolare che non hanno niente a che vedere col gotico, assolutamente niente. Eh, successivamente continuano, poi i lavori un po' si arrestano, mancanza di soldi, cambiano insomma i personaggi al potere, continuano ad esserci altri progetti, cambia la sensibilità, ci sono dei progetti più o meno barocchi. Eh, con forme molto fantasiose che riprendono però un po' il linguaggio gotico. C'è soprattutto un progetto che invece eh, introduce quello di Carlo Buzzi: una facciata a capanna, che invece era la tradizione del romanico lombardo. Uh, questo elemento poi tornerà nel momento in cui arriva Napoleone Bonaparte a Milano, decide che questa facciata va completata perché in tutti questi secoli erano rimaste solo la base dei, dei portali e delle finestre e viene fuori il progetto, uh, di, um, praticamente viene ripreso il progetto di Soave del 1791, in cui si integra questa facciata a capanna con elementi gotici, con i finestroni cinquecenteschi. Questa sarà con piccole modifiche quella che verrà realizzata. E era la parte gotica chiaramente un falso storico, falso nel senso che è, eh, a partire, viene realizzata in uno stile che non è... Quello proprio dell'epoca, ma rimanda a un'epoca precedente e quindi finge di essere gotico. In realtà è un tale popuri di, eh, di stili che non può essere attribuito più a nessun'epoca, se non forse all'eclettismo ottocentesco. Eh, a un certo punto, alla fine dell'Ottocento, questa cosa non piaceva più, si voleva uno stile unitario che fosse totalmente neogotico. A Firenze era stata completata la facciata eh, del Duomo di Santa Maria del Fiore in uno stile che riprendeva completamente il campanile di Giotto. Eh, quindi ehm, si voleva smontare questa, nuovi concorsi, mh, vince Giuseppe Brentano, ma poi lui muore, non se ne fa più nulla. Cambia la sensibilità nel Novecento si comincia a pensare che deve rimanere così, perché questo è il racconto di una serie di episodi storici che ci dicono, dal mille, dalla fine del Trecento fino al 1900, tutta la vita del monumento. Quindi è, mh, è, è autentico anche nel suo essere un falso storico. Eh, in tutto ciò i monumenti eh, comunque continuano a vivere ancora oggi e mh, possono succedere delle calamità. Eh, questo è il terribile incendio avvenuto a Notre Dame eh, nel 2019. Eh, parlare di un episodio del genere a scuola non è solo raccontare un po' di attualità, perché è stato interessantissimo il dibattito che poi è nato subito dopo eh, su come intervenire. Uh, le norme del restauro direbbero che ciò che è stato perso non andrebbe riedificato ma uh, va riedificato ciò che serve a come dire, rimettere in sicurezza quindi chiaramente la copertura però senza imitare quello originale in una maniera che si possa distinguere in verità poi davanti a episodi così drammatici uh, Spesso entrano in gioco poi altri fattori, per cui passa eh, la teoria del dovera com'era. Eh, quindi, un eh, riportare le lancette al giorno prima dell'incendio e cancellare quell'evento drammatico. Anche questo chiaramente ha le sue motivazioni, specialmente a livello di collettività, quando un simbolo importante viene distrutto è difficile accettare di mantenere quella cicatrice in vista. Quindi è complesso, non esiste la ricetta perfetta e nonostante le numerose leggi poi sulla tutela e sull'approccio al restauro, non si arriva mai realmente a una decisione finale su come intervenire perché ogni caso diventa un nuovo dibattito in qualche modo. Uh, altri rischi sono quelli sempre di, di calamità, questo è abbastanza celebre: eh, 4 novembre 1966, alluvione di Firenze. Il crocefisso di Santa Croce di Cimabue finisce immerso nella colata di fango, nafta, detriti e acqua del, dell'esondazione dell'Arno, perde il 70% della superficie pittorica, l'esercito lo, lo, lo cala dalla sua postazione, è considerato la, la vittima più illustre di, quel, di quell'episodio. L'intervento in questo caso non è stato quello di ridipingere ciò che era andato perso, ma semplicemente di evitare che le lacune, quindi le macchie in cui si era scrostato, tolta la pellicola pittorica fossero più evidenti di ciò che era rimasto dell'originale dipinto da, da Cimabue. Quindi è stato fatto un lavoro, come dire, di, di, um, eh, di pittura di queste lacune, evitando eccessivi contrasti. Ma eh, nemmeno dentro un museo, dentro un luogo... Uh, chiuso e protetto le opere sono sempre completamente al sicuro ci sono un'altra categoria di pericoli che sono quelle del, delle persone stesse che, che visitano il vandalismo uh, vandalismo che però mh, va uh, anche mh, Capito che per eh, capire cosa c'è dietro. Per esempio, ehm, la, il caso della eh, Venere Rugby di Velázquez, eh, sfregiata all'inizio del Novecento, eh, da una donna, una, una suffragetta, eh, che con quel gesto eh, voleva lanciare anche eh, un messaggio politico. Eh, perché ecco, quel, quel quadro chiaramente con questo nudo molto sensuale di spalle, quindi anche piuttosto provocante, nonostante fosse una figura mitologica, eh, portava gli uomini a, no, ad avere un certo trasporto diciamo, verso, verso quella figura. Allora la figura di, femminile diventa un oggetto. Ehm, per noi questa, questo episodio, oltre eh, a discutere sul, su come poi è stata ricucita la tela, su come si riesce a recuperare uno sfregio del genere, eh, ci porta anche a discutere di altri argomenti che hanno a che vedere comunque con il rapporto tra l'arte e la società. In questo caso se la donna nuda nell'arte sia eh, un elemento, una rappresentazione della libertà della donna oppure della sua eh, reificazione da parte dell'uomo, quindi la sua trasformazione solo in oggetto del desiderio. Sono insomma, tutta una serie di ragionamenti molto interessanti. Quello di sotto invece ci porta ad altri ragionamenti, e cioè... Eh, questo è l'aslotot Tot, ungherese um, che durante un, una ripresa video alla, dentro San Pietro alla pietà di Michelangelo. E quindi abbiamo le immagini per questo perché stavano riprendendo, è salito sopra il piedistallo, ha preso a martellate rompendo un braccio pezzo, una parte del velo, una palpebra, una punta del naso della, mh, della statua. Urlando frasi piuttosto così da eh, esaltate, ehm. Eh, chiunque lo poteva fare, è stata grazie alla prontezza dei presenti eh, di riuscire a eh, prendere quest'uomo e portarlo giù perché in pochi secondi avrebbe potuto veramente devastarla. È stata ricostruita grazie a un calco identico che, fortunatamente, era stato fatto ed era tenuto nella sagrestia, quindi si è fatta un'operazione. Eh, molto attenta di, di restauro, eh, ma da quel momento è dietro un vetro blindato antiproiettile. Eh, molte opere possono rischiare questo e quindi mm, blindarle, chiuderle dentro te, che chiaramente crea un rapporto diverso con gli osservatori. Eh, questo vetro, per esempio, ha dei leggeri riflessi, ma così come tutte le opere che... Eh, bisogna osservare a una certa distanza, non si possono toccare, non ci si può avvicinare oltre una certa linea. Eh, in questo caso insomma, si può riflettere su come i musei mettono al sicuro le opere da, questi, da queste possibili azioni. A volte non si può perché i monumenti all'aperto, ahimè, sono eh, alla mercedi di qualsiasi... Vandalo di passaggio, gente che incide il nome sulle pareti del Colosseo, può succedere veramente di tutto. Lì, vabbè, oltre a telecamere e tutto il resto, il lavoro da fare è un lavoro culturale: cioè come, come si previene? Si previene se fin da piccoli si è sensibili all'idea che quelle pietre sono un nostro patrimonio, raccontano di noi. Eh, sono come, come l'album di famiglia con le foto dei nonni, non ci possiamo privare delle nostre radici, sono la nostra identità, e quindi dobbiamo essere i primi a proteggerle. Emanuela sono, ti interrompo solo: cioè sono riapparsa per dirti due cose. Tutti i docenti che ci stanno seguendo con, ti fanno i complimenti e concordano sul fatto che. Um, I fatti di cronaca aiutano moltissimo a uh, catturare l'attenzione dei ragazzi e uh, aumentare la memoria di uh, quell'opera e in particolare appunto la, la sua storia, come se fosse proprio un elemento di attenzione istantanea. E ne sono stati ricordati tanti altri, la fenice, il terremoto in Umbria, il caso del vaso François, quindi sono tutti episodi che effettivamente possono essere uh, chiamati. E, sono rientrata anche per dirti che ehm, questo webinar c'è chi ti saluta dalla Romania, quindi siamo in diretta internazionale e anche noi salutiamo chi ci sta ascoltando. Assolutamente, io no, non so quanti sono, ma li abbraccio tutti. Siamo mille più o meno, quindi wow. tu continua a non aver timore, fai finta che siamo pochi. Di essere quindi. io e te va esatto. bene. Allora, Valentina, ti racconto. <ride> No, no, vi, 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 vi continuo a raccontare di queste cose, sì, tornando allo spunto, assolutamente gli episodi di attualità vanno colti al volo, ma non semplicemente come furbata per dire ora mh, la chiappo per montarci sulla lezione sul patrimonio, ma eh, proprio per dare immediatamente ai studenti una chiave di lettura per comprendere eh, come interpretare quell'episodio, uh, capire che non è una bravata, capire che qual è il meccanismo che c'è dietro, che cosa è successo. Um, più avanti, vabbè, più avanti poi lo riprendo quando parliamo uh, di, degli episodi in Iraq, per esempio, che insomma sono stati particolarmente eclatanti e hanno anche altri significati. Naturalmente quando non c'è l'episodio di cronaca a supportarci, e noi ci auguriamo che non ci sia mai, eh, andiamo a ripescare la cronaca del passato, per esempio quello che è successo nel Louvre eh, durante la seconda guerra mondiale. Eh, è stata il, il direttore del Louvre, intuendo quello che stava per succedere, siamo nel 1939, eh, negli ultimi giorni di agosto c'era l'ultimatum il 3 settembre, lui chiude dieci giorni prima, una decina di giorni prima più o meno, eh, con la scusa di inventario, manutenzione, insomma una scusa ufficiale, organizza qualcosa che è stato considerato il trasloco mh, più incredibile della storia, eh, 4.000 opere imballate. Uh, trasportate dentro 1862 casse su 203 camion diretti al castello uh, di Chambord, e, mh, svuotando quindi completamente gran parte del, dei, della grand galleria, tutti, tutti gli ambienti più importanti. Uh, la Venere di Milo, vederla dentro una cassa chiodata e con quattro coperte intorno, è piuttosto scioccante. Così come la di Samotracia fatta scivolare lungo una rampa di legno, che se fosse scivolata la presa insomma, sarebbe andata in pezzi. Ma poi c'è anche la storia della zattera della medusa che non è stata smontata dalla sua cornice per problemi vari, è un quadro enorme. E quindi è stato portato per intero, messo in verticale sul camion, ha tranciato un cavo della luce lasciando mh, intere città al buio, ha creato un blackout. Quindi da quel momento il resto del trasporto è stato fatto cercando di osservare i punti in cui non passavano cavi elettrici. Cioè è un romanzo, è un romanzo avvincente che per fortuna ha avuto anche un lieto fine. In tutto ciò la Gioconda ha cambiato posto. Una Decina di volte, finendo anche sotto il letto del direttore del museo che la teneva come un, la reliquia personale più importante di tutte, tutto poi ha fatto, ha fatto ritorno. La cosa, ehm, l'elemento anche, come dire, affascinante è stato che quando poi nel 40 arriva Hitler al Louvre, eh, è accompagnato da quello che lui aveva nominato come. Uh, sovrintendente alle arti francesi era questo nobile tedesco uh, che però mh, non nascose un moto di soddisfazione quando trovò il Louvre svuotato e quindi tutte le opere al sicuro dai nazisti ecco questo invece era uh, l'altro elemento stavo già uh, anticipando questo è stato un, uh, un episodio veramente drammatico uh, che al di là della barbarie, del vedere la devastazione, la, eh, proprio la, la ferocia con cui eh, i terroristi si sono scagliati contro le opere, ci racconta anche qualcos'altro che forse può essere anche una lezione per noi. E cioè, eh, questi eh, non hanno preso di mira i musei e le opere d'arte per caso. Potevano prendere di mira eh, infrastrutture, potevano fare danni eh, come dire, urbani e infrastrutturali molto peggiori. Prendersela con i musei è distruggere quelle radici e quell'identità di cui parlavo prima. Quindi, in qualche modo, i terroristi forse avevano una percezione anche a volte migliore della nostra, di quel valore simbolico eh, che hanno le, le opere d'arte ehm, e il patrimonio di una nazione. Quindi se la son presa con quella proprio per distruggere il passato e annientare tutte le radici eh, di, di un popolo, in questo caso appunto tutte le opere dell'antica Mesopotamia. Eh, è stato divertente. Quando eh, ho raccontato questo episodio in una scuola media e per cui diceva ai ragazzini, vedete, cioè mh, bisogna, eh, loro hanno eh, capito questa cosa e ci hanno voluti colpire, hanno voluto colpire anche l'Occidente poi attraverso le nostre cose. Noi dobbiamo imparare quindi a, a, ad apprezzare. Allora, c'è stato un ragazzino eh, che facendo due più due ha detto. Ma quindi noi dobbiamo diventare terroristi per amare l'arte? No, assolutamente no. Eh, ricominciamo. Noi dobbiamo tutelarla perché è preziosa. Per questo i terroristi l'hanno colpita. E noi poi possiamo fare un discorso ulteriore perché da quel momento l'ICOM, che è l'International Council of Museums, quindi questo organismo internazionale che eh, mette assieme praticamente quasi tutti i musei del mondo, ha stilato... Uh, le liste rosse, una serie di fascicoli in cui descrive uno per uno uh, tutte le tipologie di oggetti che sono, stati che sono stati sottratti da questi musei, perché in realtà una parte a scopo diciamo dimostrativo è stata distrutta, per fortuna alcuni erano anche gessi, copie, Gran parte invece è entrata in un mercato clandestino per finanziare le, eh, le loro attività e, e quindi eh, circa 15.000 oggetti eh, spariti dai musei di Baghdad e Mosul non sono più tornati all'appello, ne sono restati recuperati 4.500. Allora queste liste a cosa servono? Eh, servono ai musei, ai collezionisti, ai carabinieri, ai reparti delle dogane, eh, per verificare che i reperti che transitano in qualche modo non siano di derivazione illegale, eh, perché le norme non solo non consentono chiaramente la, la ricettazione, ma in modo particolare proteggono quelle opere sottratte dai territori di guerra. Eh, quindi questo, eh, questa lista ecco che, eh, è un compendio attento di tutti gli elementi. Le foto non sono quelle degli oggetti originali, ma di oggetti molto simili per capire eh, che, che tipo di, di oggetto devo verificare. Se per esempio c'è scritto eh, la sigla da qualche parte nascosta IM. Iraqi Museum era la sigla con cui il Museo di Baghdad siglava le sue, i suoi reperti e quindi chiaramente è un oggetto da restituire e non da incamerare. E, Emanuela, io mi ricordo molto bene le immagini del, del saccheggio del Museo di Baghdad, credo che se lo ricordino anche le persone che ci ascoltano mentre ti ascoltavo e ascoltavo non conoscendola il, la lista rossa. Credo che eh, quello sia uno spunto bellissimo per lavorare anche in sinergia con i colleghi magari di eh, storia, geografia, perché lì si mescola proprio eh, storia della, in questo caso la Mesopotamia, ma anche geopolitica e quindi eh, è tutto un eh, misto e un rimando di passato e presente, attualità e ehm, elementi di millenni or sono che si mescolano proprio in un fiorouge continuo e quindi credo che sia effettivamente un'idea molto fertile e, e ti ringrazio di averla ricordata nonostante fosse effettivamente un eh, ricordo molto drammatico. Sì, anche perché si sono sommati due eventi catastrofici, cioè la, la seconda guerra del Golfo 2003, eh, in cui sono stati già saccheggiati abbastanza i musei, eh, nel momento in cui stavano per riaprire, 2014, arrivano poi ulteriori saccheggi dell'ISIS, quindi una tragedia dopo l'altra. Ehm, tornando a opere eh, rubate. Eh, qua abbiamo tre, tre casi mh, eclatanti, eh, il primo, il più triste perché non è, non, so, non è mai stato ritrovato, è un vero rompicapo, un romanzo, eh, un romanzo senza lieto fine per ora, è la natività di Caravaggio, ehm, rubata nel, nell'oratorio di San Lorenzo, e nel, in una notte del 1969 non c'era nessuna protezione particolare, tant'è vero che l'indomani mattina il sagrestano apre e trova la cornice vuota tagliata con una lametta. Eh, praticamente, mh, a quanto pare, poi ci sono stati addirittura. Eh, credo 5 o 6 eh, pentiti di mafia, collaboratori di giustizia, chiamiamoli come vogliamo, che nei vari processi, cioè, eh, è stato, qualcuno ha raccontato persino al giudice Giovanni Falcone la fine di questa tela, perché sarebbe stato un furto eh, probabilmente commissionato dalla mafia. Non si sa che fine ha fatto, un pentito ha parlato... Di questo oggetto usato come scendiletto da un boss e poi appeso durante le riunioni dei grandi capi a, a dimostrare la loro forza sullo Stato. Qualcun'altra ha raccontato che invece era stato depositato dentro una stalla ed è stato rosicchiato dai topi e distrutto. Eh, una delle ultime ipotesi è che sia stato portato in Svizzera, dove è stato tagliato in quattro parti e rivenduto a collezionisti privi di scrupoli. Eh, fatto sta che non è stato mai ritrovato, è uno dei. Eh, dei più ricercati perché ecco un'altra cosa che magari è anche avvincente per gli studenti è sapere che c'è un elenco con i, i top 10 i più ricercati del mondo perché ci sono speciali nuclei eh, delle forze dell'ordine deputate proprio alla ricerca delle opere d'arte alla mh, rivelazione dei falsi quindi eh, ecco, questa è una cosa che mi piace sempre dire perché a volte pensano che l'arte sia un campo di cui si occupano solo o gli artisti o eh, quelli che la studiano, quindi gli storici dell'arte, i critici d'arte. Invece l'arte è un campo che abbraccia talmente tante professionalità e talmente interdisciplinare che tutto converge alla fine in questo campo e, e quindi non si occupano di proteggere le opere d'arte solo i direttori dei musei o i restauratori, ma ci sono proprio forze dell'ordine deputate a questo. Eh, la saliera di Benvenuto Cellini, storia anche questa piuttosto pittoresca, rubata salendo sulle impalcature del, de, dell'edificio del museo di Vienna. Che era in quel momento in restauro, suona l'allarme, ma i custodi insomma pensano un falso allarme e non si preoccupano, l'indomani trovano la teca vuota, eh, richiesta di riscatto, una serie di avventure, poi un po' di anni dopo viene ritrovato sotterrato in una cassa in un bosco intorno a Vienna. La persona che poi è stata individuata sostanzialmente ha raccontato che non aveva nessuna intenzione di commettere il furto, ha visto l'impalcatura, è salito, ha visto questo oggetto e se l'è portato via, cioè un, un ladro per caso, il che davanti all'opera come la saliera eh, che Benvenuto Cellini ha fatto per Francesco I è anche piuttosto sorprendente che uno passa per strada e diventa un ladro d'arte. Eh, era invece più consapevole del suo furto Vincenzo Perugia, eh, che nel 1911, se non sbaglio, ehm, ruba la Gioconda in un modo altrettanto semplice: cioè la stacca dalla parete e se la porta. E, la sua intenzione ideologica era quella di restituirla all'Italia perché secondo lui era un, apparteneva allo Stato italiano, essendo Leonardo italiano, anche se insomma non esisteva l'Italia a quel tempo, e poi si è capito che insomma, voleva solo rivenderla e ha fatto la sciocchezza di cercare di autenticarla mh, facendosi aiutare da un esperto, l'esperto che ha capito che era la Gioconda, ha chiamato il direttore degli uffizi, insomma, ma lo hanno ammanettato invece di portare un cliente per l'acquisto e quindi la, la Gioconda Mona Lisa è tornata. Nel, nel, al suo posto e questo furto forse è stato anche l'elemento che l'ha resa ancora più popolare di quanto non fosse Leonardo era già popolare presso i suoi contemporanei anche nei secoli successivi ma il furto ha innescato poi tutta una serie di eh, le parodie per esempio di Duchamp eh, di Salvador Dalì e, e, ed è ancora oggi è una sorta di icona se diciamo a qualcuno Pensa a un'opera d'arte, probabilmente nove volte su dieci penserà alla Gioconda, è diventata il proprio simbolo dell'arte per eccellenza. Eh, altri episodi, ecco questi, questi oggetti che vedete, non tutti sono tornati da dove sono stati presi. Eh, abbiamo la testa cosiddetta di Barba Blu, la fiale d'oro di Castelvetrano, l'atleta di Fano, la dea di Morgantina. Tre di questi sono oggetti eh, siciliani, luogo dove basta fare un buco, ma come tanti altri d'Italia ed escono fuori reperti, e quindi essendoci anche poco controllo del territorio, è facile che questi oggetti prendano, prendano il largo. Uh, alcuni è stata dimostrata l'acquisizione la, illegale da parte di musei americani come ehm, la dea di Morgantina a testa di barba blu che stavano al, al Polghetti eh, Museum di Los Angeles. E, è, è, stata, è stato dimostrato che non era stata fatta un'acquisizione un legale, ma era frutto di uno scavo illegale, di un acquisto altrettanto ehm, illecito. La storia della testa di Barba Blu poi è piuttosto anche avvincente perché. Eh, tutto nasce dal ritrovamento nei magazzini del Museo di Aidone, un paesino in provincia di Enna, di un piccolo ricciolo azzurro. Ehm, la studiosa che ha trovato questo ricciolo l'ha mostrata un'altra studiosa che conosceva questa testa che stava negli Stati Uniti, si è ricordata che aveva questi stessi riccioli, è piuttosto mh, particolare come oggetto anche perché conserva queste cromie originarie, potrebbe essere Ade per il fatto di questo colore blu che era associato agli inferi. Eh, il riconoscimento è avvenuto portando il ricciolo negli Stati Uniti, provandolo in un punto della barba, stava perfettamente, calzava a pennello e quindi la testa è stata restituita. Non è stato restituito l'atleta Di Fano, eh, che è questo bronzo attribuito mh, addirittura all'Isippo. Eh, che ehm, gli Stati Uniti sostengono essere stato ripescato nell'Adriatico ma in acque internazionali, cosa che invece l'Italia contesta. Eh, in realtà mh, dovrebbe tornare, è stato stabilito da, dai giudici che eh, aspetta all'Italia tutto ciò che viene ritrovato. Eh, ecco, questa è un'altra cosa importante da dire poi agli studenti, tutti i ritrovamenti appartengono allo Stato. Non appartengono a chi li trova. C'è un contenzioso aperto, non si sa quando e come tornerà questo atleta in Italia. E, non è un caso che ho collegato subito dopo il British Museum. Mh, parlare di un museo come questo significa parlare della storia dei musei, perché comunque è. Il secondo museo eh, creato in Europa mh, pochi anni dopo l'apertura dei Musei Capitolini, che sono invece il primo mh, museo, eh, insomma, c'è questo importante primato, ehm, e che nel tempo si è arricchito in maniera, insomma. Non, non, non sempre perlomeno per noi, ai nostri giorni, corretta. La sala eh, che vedete, la sala de, de, del Partenone, con, con tutti i marmi del fregio e le metope e i resti di ciò che stava sui frontoni, eh, è molto contestata. Eh, nonostante ci sia stato un accordo tra i musei perché non possa essere restituito tutto ciò che è arrivato eh, ed è stato acquisito eh, prima del 1815, quindi prima della Restaurazione. Eh, la Grecia vuole indietro questi, vuole indietro anche una cariatide che si trova eh, nel museo. Ed è una questione interessante su cui si può aprire un bel dibattito in classe, è giusto o no? Uh, in realtà mh, entrambe le posizioni, quella del, uh, dell'asportazione delle opere per portarle in altri posti o, o quella del mantenerle nel luogo originale, hanno uh, delle, delle posizioni anche, come dire, uh, corrette, hanno una loro logica. Perché, per esempio, uh, magari non parliamo esattamente de dei marmi del Partenone, ma uh, di. Uh, non so le lastre con la caccia di Assurbanipal che si trovano nello stesso museo uh, ecco uh, è molto più facile che un visitatore possa vederle al British Museum che uh, a Baghdad in Iraq insomma nei luoghi di, di quello che era il territorio della Mesopotamia perché sono luoghi per esempio a rischio di conflitto uh, inoltre il trasporto delle opere nella seconda metà del Settecento, in qualche modo. Racconta anche la storia dei rapporti che c'erano tra le nazioni, eh, rapporti che erano spesso anche di, di sopraffazione, ma eh, riportare e restituire tutto ciò che sta oggi nei musei e che non è del luogo significherebbe distruggere tutti i più grandi musei del mondo, eh, smantellarli completamente per portare le opere in luoghi dove forse non riescono nemmeno a essere. Protette e offerte al pubblico allo stesso modo. Di contro, un'opera portata lontano dal contesto in cui è nata, in qualche modo viene snaturata. Eh, diverso è vedere. Le metope, i freggi, mh, non dico applicati al Partenone perché chiaramente sarebbero esposti alle intemperie, ma c'è il museo dell'Acropoli dove ci sono le copie e dove invece avrebbe senso perché c'è proprio un rapporto visivo col contenitore originale. E, mh, oltre al fatto che appartengono e sono la storia dei Greci e quindi fanno parte della loro identità, ma avere delle copie non è la stessa cosa, quindi insomma sono delle posizioni. Sulle quali non è semplice dire chi ha torto e chi ha ragione. Per certi versi hanno ragione entrambi, per certi altri hanno torto entrambi. Il caso dei marmi rimane, certo, sempre piuttosto aperto, non se ne verrà mai a capo, anche perché Lord Elgin ha avuto sì il permesso di prenderli, non li ha rubati in nottetempo, ma ha avuto il permesso da un governo di occupazione che era quello turco ottomano. Quindi insomma mh, è facile liberarsi in quel modo di, di ogni responsabilità. Eh, parlare di musei significa anche poi parlare di questioni espositive. Il museo è un luogo importante, un luogo delicato che ha una missione fondamentale, che si può racchiudere sostanzialmente in due ambiti principali, la conservazione e l'esposizione. E, che sono due compiti che in certi momenti possono diventare anche mh, contrapposti, perché la migliore conservazione, paradossalmente, avverrebbe se noi chiudessimo in ambienti protetti senza luce, senza pubblico, ogni reperto con temperatura controllata, parametri ehm, perfettamente costanti, mentre esporre qualsiasi oggetto eh, in qualche modo porta a un naturale deterioramento, si impolvera, c'è il vapore acqua, ci sono dei, dei, eh, dei gas, c'è la luce, mm, non è magari il caso dei marmi, ma eh, le tele, i materiali fotosensibili... Si rovinano con la luce, dovrebbero stare al buio, quindi bisogna dosare la giusta luce. Ma il museo ha anche il compito di offrire al pubblico e raccontare queste cose, altrimenti sarebbe un magazzino, non sarebbe un museo. Eh, il compito di esporre deve essere fatto in modo da. E spiegare, coinvolgere. Eh, oggi si sta ponendo l'idea di una nuova definizione del museo che aggiorna quella precedente stilata dall'Icom che vuole che il museo diventi proprio un centro culturale per la crescita. Inclusiva della comunità, quindi qualcosa di ancora più avanzato rispetto ai due compiti tradizionali che già erano piuttosto tosti perché si parlava appunto di conservazione, ricerca, comunicazione, valorizzazione. Ma oggi si aggiunge anche un compito eh, che ha una forte valenza sociale. Uh, altri episodi grandiosi di conservazione. Questo è molto bello, nonostante do, na nasca scusate, da un'operazione piuttosto violenta, come quella della creazione di una diga eh, che ha alterato completamente eh, il funzionamento del fiume Nilo: la diga di Assuan. Ecco, eh, quando è stato deciso di fare questa diga e ci si è accorti che avrebbe completamente sommerso almeno 20 templi egizi, siamo qui nel, eh, nell'Alto Egitto, quindi la parte meridionale, eh, l'Egitto ha chiesto aiuto all'UNESCO. Ed è, e si è creata un'operazione internazionale per il trasloco di interi templi questo, quello di Abu Simbel uno dei, dei più celebri è stata un'operazione colossale che ha richiesto quattro eh, anni di tempo il, il tempio è stato eh, segato in migliaia di pezzi credo 4.000 e rimontato 200 metri più indietro e 60 metri circa più in alto quindi un'operazione eh, straordinaria che ha visto coinvolti anche, anche l'Italia, tantissimi paesi più avanzati come tecnologia, ma dall'Italia sono arrivati anche i cavatori ehm, del marmo di Carrara, esperti proprio nella. Ehm, separazione de della pietra nel taglio e nello spostamento di blocchi di queste dimensioni. Sono immagini incredibili questi volti di Ramses II spostati con le gru, eh, danno, danno un'idea di cosa si possa mettere in gioco per salvare un monumento. Eh, L'Egitto ha ringraziato l'Italia regalando un tempietto che oggi si trova all'interno del Museo Egizio eh, di Torino. La Spagna ha un altro piccolo tempietto che si trova in un parco di Madrid, eh, però quello importante, quello colossale e monumentale è stato messo in salvo. Eh, questa stessa cura, questa stessa attenzione, chiaramente una conquista dei nostri tempi eh, in passato i ritrovamenti si facevano a volte casualmente ma quando si facevano non ci si stava lì molto a fare attenzione questo il moscoforos per esempio un kuros greco arcaico è stato ritrovato nella cosiddetta colmata persiana cioè una sorta di collinetta creata di spianata creata con tutti i frammenti delle statue dei templi distrutti dai persiani nel 480 sull'Acropoli di Atene. Eh, ecco, questa foto fa vedere che è poggiato sopra un pilastro con un'altra statua poggiata di lato, un'altra messa a fianco oggi come minimo sarebbe stata immediatamente ingabbiato, avvolto, messo in, in, messo in sicurezza immediatamente. Eh, stessa cosa ai bronzi di Riace, c'è cioè, cioè una foto bellissima in cui i sub che l'hanno recuperato ce l'hanno in acqua, sulla spiaggia, come, eh, come un amico, lo tengono di spalla. E, e, e le foto in mezzo al pubblico su un materassino, insomma, danno l'idea di questo ritrovamento. Eh, assolutamente eccezionale. Ritrovamento che nasce da una sciagura. Eh, tante delle cose che noi oggi abbiamo nascono da eh, dei drammi, delle tragedie. Questo per esempio se si è ritrovato è perché c'è stato un naufragio. Pompei, se abbiamo un'intera città romana con addirittura le, le forme degli abitanti, gli arredi e tutte le suppellettili è perché la ricoperta di cenere e lapilli il Vesuvio. Naturalmente, non ci dobbiamo mai augurare questo, però uno deve constatare che le tragedie riescono a conservare le opere d'arte meglio di quanto abbia, sap abbia saputo fare l'uomo. Naturalmente, poi ecco, i bronzi hanno avuto tanti restauri oggi. Sono esposti al Museo archeologico di Reggio Calabria. Hanno delle speciali basi antisismiche eh, composte da mh, due elementi separati eh, che, che poggiano su quattro sfere. Eh, di, di, di marmo, insomma, quattro sfere molto rigide. Per cui, nel momento in cui c'è un sisma, la base di sotto oscilla, ma quella superiore rimane ferma perché le sfere assorbono il movimento e quindi i bronzi non, non subiscono sollecitazioni. Quindi, qua entra anche. La scienza, cioè c'è stato un lavoro di fior di ingegneri per, per mettere appunto questo sistema, così come si sono occupati dei chimici di lavorare sulla corrosione che stava rovinando eh, il bronzo originale nel tempo. La scienza può fare tantissimo per l'arte, eh, la può conservare ma la può anche studiare. Questi per esempio sono eh, momenti di diagnostica, per cui con in questo caso una ehm, eh, fluorescenza a raggi X. Viene analizzata una tela, questa è un'opera di Picasso del periodo blu, primi anni del Novecento, e si scopre che Picasso ha riciclato una tela precedente con un paesaggio, spesso lo facevano perché insomma, costava meno ridipingere, ma il dipinto precedente non era suo, però era suo il particolare di una mano che teneva il mantello, quindi si vede che c'è stato poi un ripensamento, lui stesso ha cancellato quella mano. Questo ci racconta per esempio il modus operandi di Picasso che eh, dipingeva ma poi ci ridipingeva sopra e considerava l'opera mai finita perché poteva continuare eh, quasi all'infinito con continui aggiustamenti e, e ripensamenti dell'opera. Il restauro, eh, tornando sempre a questo tema, abbiamo studiato l'oggetto, dobbiamo intervenire, come si interviene? Eh, abbiamo visto nei casi precedenti, per esempio Notre Dame, ecco, quali sono le, le questioni in gioco, eh, a volte c'è anche un, un problema eh, simbolico, sociale. Eh, diverso è eh, come si agiva eh, nell'Ottocento e all'inizio del Novecento. Eh, per cui insomma, si andava con grande nonchalance a completare ciò che non c'era mai stato. Eh, questa, chiamata Dea dei Serpenti, una statuetta eh, minoica ritrovata da Arthur Evans a Cnosso. Eh, il disegno eh, a sinistra mostra come è stata ritrovata, cioè eh, a cefala e senza un braccio. Evans l'ha completata così, per una questione di simmetria ha fatto un braccio uguale dall'altro lato e la testa l'ha fatta ispirandosi a un'altra statuetta. Operazione del tutto arbitraria, non si fa, oggi non lo farebbe mai nessuno perché le carte del restauro ci dicono che il restauro deve arrivare là dove inizia l'ipotesi, nel momento in cui non hai più una certezza. Ti devi fermare anche il principe dei gigli. Questo affresco minoico è una pura invenzione. Abbiamo ormai scoperto che Evans ha preso tre frammenti di affreschi diversi e li ha montati assieme creando questa figura di principe del tutto immaginaria e fantastica. Oggi è anche le operazioni di Evans sono storia. Quindi, nessuno andrebbe a smontare il braccio della dea dei serpenti perché fa parte. Della, della storia di questo oggetto che all'inizio del Novecento è, è stato sottoposto a questo tipo di restauro. Quindi è interessante come anche certi interventi che noi oggi consideriamo sbagliati però vanno storicizzati, vanno intesi eh, per il periodo in cui sono stati effettuati e quindi diventano poi parte normale della, della storia. Ehm, qua si torna invece al discorso... Uh, museo, contesto, uh, gli esempi che vedete non hanno un, un ordine, sono così idee sparse che però vorrebbero accendere un po' delle, delle lampadine. Quando lasciare un, um, un elemento, un ritrovamento in situ e quando portarlo uh, nel museo? Eh, gran parte delle pitture parietali dei mosaici, quando è stata riscoperta eh, Pompei tra 700 e 800, sono stati asportati eh, e sparpagliati in, in vari musei, la maggior parte si trovano al MAN, al Museo archeologico di Napoli. Eh, ma ce ne sono anche altri in giro, mentre adesso eh, si preferisce, proprio per una migliore lettura eh, del, de, dell'opera, dell'affresco, lasciarla sul posto cercando di far sì che, si conservino, che ci siano delle condizioni eh, accettabili per la sua conservazione. Perché è diverso è vedere dei pannelli staccati all'interno di una sala di museo con dei faretti, con un pavimento, con delle dimensioni e una realtà ambientale completamente innaturale, molto diverso è vederli sul posto e immaginare come doveva essere tutto l'ambiente. Quindi eh, è molto importante questo, oggi non si tende a fare quest'altro tipo di operazione, quindi di lasciare questi reperti. Fate tutti questi interventi mh, che chiaramente io immagino eh, portati avanti durante le lezioni, non facendo per forza una lezione specifica, oggi parliamo di tutela, io penso che possano avvicendarsi via via nel corso delle lezioni. Eh, a me è capitato in maniera molto spontanea nel passato di fare tante di queste piccole micro lezioni anche partendo dalla domanda di un alunno, un ragazzo quando parlavamo proprio dei bronzi di Riace, eh, con aria furbetta, mi disse: Ma perché non se l'è tenuto il bronzo? Per sé. A parte è un po' complicato uscire in spiaggia e portarsi a casa un bronzo di due metri, ma mh, mh, ammettendo che ci fosse riuscito, non è consentito dalla legge. Eh, ne ho approfittato per raccontare come qualsiasi cosa ritroviamo eh, sott'acqua, nel terreno, anche nel nostro terreno privato, nel nostro orticello, iniziamo a zappare, esce fuori uh, una mano, una moneta, un coccio, un, un, un pezzo di vaso, appartiene. a lo Stato ed è nostro obbligo andare a denunciare il ritrovamento alle autorità competenti sindaco, soprintendenza carabinieri, insomma eh, forze dell'ordine, va bene chiunque e, mh, detto questo se il ritrovamento ha, ha un suo valore si riceve comunque un, un premio un premio in denaro che ha eh, come dire un corrispettivo con il valore del ritrovamento fatto e, naturalmente, ecco qual è la cosa che volevo far passare, il messaggio che volevo far passare agli studenti. Non è che bisogna fare questo con l'idea solo, ah, così ottengo il premio, cioè dobbiamo avere l'idea che. Se mh, non consegniamo questo oggetto e ce lo teniamo, intanto stiamo commettendo un reato, se poi lo vendessimo stiamo anche facendo ricettazione, facciamo reati gravissimi, ma non ci deve eh, spingere la paura del reato o il desiderio del premio, quanto il fatto che nel momento in cui noi facciamo scoprire alle autorità la presenza di un eh, giacimento di, di reperti antichi, eh, Possiamo dare la possibilità di fare degli scavi e magari di ritrovare un'intera domus, di ritrovare una città di cui non si sapeva proprio nulla, e quindi di portare anche um, una, uno sviluppo economico, perché no, al territorio, oltre che culturale, oltre che sociale. Quindi diciamo che bisogna arrivare come dire, a ideali e valori un po' più alti che quelli meramente economici. Quanto invece a noi al discorso ora di educazione civica? Eh, da più o meno quest'anno, insomma, bisogna anche avere poi un voto, qualche cosa da, da mettere, quindi queste attività bene, questi, questi interventi, però cosa poi possiamo fare con i ragazzi? visto che abbiamo detto che è assurdo pensare di fare una lezione sulla legislazione e poi interrogare i ragazzi. Allora, facciamoli agire, io sono sempre per la modalità attiva. Eh, che cosa si può fare? Si può raccontare loro come le norme eh, sulla la legislazione e sulla tutela prevede per esempio la catalogazione di tutto il patrimonio ehm, nazionale e quindi scopriamo, esiste il catalogo, c'è cioè il catalogo online, quello generale dei beni culturali, come si scheda un monumento, cosa si guarda, come si descrive. Le schede sono lunghe, un pochino anche complesse, non sono particolarmente avvincenti, però potremmo inventarci una speciale scheda sintetica e andare, facciamo una mh, giornata in giro per il paese, per la città e ognuno si va a schedare un monumento. Si può fare volendo anche da casa, in questi tempi dobbiamo sempre tenere presente di doppie modalità: per cui si va su, su internet, si cerca le, le, le informazioni sul monumento e si fa una schedatura. Tenendo in considerazione l'osservazione anche dello stato di degrado. Non dico che dobbiamo improvvisarci i piccoli restauratori, però può essere interessante iniziare a notare eh, se c'è una crepa, se c'è un'umidità un di risalita, se c'è uno scollamento dell'intonaco. E quindi iniziare a segnare e osservare come queste cose possono costituire un pericolo, un degrado per per il monumento. Potremmo intervistare un restauratore per capire anche come si fa poi un progetto, come si interviene, cosa si, eh, si cambia, cosa si toglie, cosa si lascia, la patina per esempio, non bisogna ripulire i materiali fino a farli sembrare nuovissimi, ma la patina del tempo va rispettata. Quindi eh, un'operazione un potrebbe essere la schedatura del monumento. Poi si può lavorare con i musei, in questo momento in cui i musei sono ormai chiusi eh, un giorno sì e l'altro pure, eh, penso che non vedrebbero l'ora di poter collaborare con le scuole per lavorare assieme e riscoprire e trovare un modo per continuare il museo a fare il suo lavoro di offerta culturale direttamente con la scuola. Quindi cosa si può fare? Si contatta un museo e si lavora per esempio sulla creazione di un percorso un percorso tematico, oppure può essere un percorso, non lo so, sui miti, sulle metamorfosi, qua ho messo un depliant dei musei capitolini, c'è cioè una tale quantità di roba che si possono inventare eh, veramente decine e decine di percorsi diversi a tema, oppure si possono riscrivere le didascalie, spesso questi musei un po' più, come dire, datati, hanno una targhettina piccina con due dati, eh, magari si può organizzare delle mh, piccole etichette un po' più complete che raccontano eh, anche l'episodio, il personaggio, chi era Venere, chi era Medusa, chi è il Galata Morente. Eh, ancora si possono creare le audioguide. Eh, questo era un esperimento che avevo fatto con gli studenti mh, in tempi in cui non, non esisteva la questione della materia educazione civica dovevano creare l'audioguida per un'opera a scelta, cercando di essere chiari, sintetici, avvincenti, eh, con un linguaggio semplice. Insomma, era un, un bel compito, ma si può arrivare a fare anche un'app, per cui lavorando assieme al museo, creare quest'app che, che uno scarica, ci sono le opere più importanti raccontate dagli studenti. Eh, questo, tra l'altro, permette di agganciare anche un'altra eh, dei, dei vari indirizzi dell'educazione civica, che è, diciamo l'educazione al digitale perché si metterebbero assieme l'utilizzo di strumenti digitali e, e invece il lavoro sul museo e sulla comprensione del, e creazione di un percorso. Insomma, con i musei c'è veramente eh, da, da sbizzarrirsi, ma ci si può lavorare anche mh, con i social dei musei. I musei, mh, alcuni lo facevano già da prima, ma molti hanno riscoperto eh, e hanno scoperto mh, con, mh, con la pandemia, con la chiusura, eh, quanto sia importante comunicare eh, con l'utente medio dei social utilizzando il linguaggio giusto, scegliendo Ehm, il racconto, l'aneddoto, facendo sempre cultura quindi eh, senza eh, strafare, ma facendo cultura col linguaggio giusto. Eh, quindi la, la, la tegola con il bollo d'oliare, l'impronta del piedino del bambino di età romana o il busto eh, fatto con diversi marmi con una certa espressione. Ogni cosa può essere raccontata diventando qualcosa di veramente avvincente. Qui si mettono anche poi in gioco. Eh, come dire, eh, competenze espressive, linguistiche, digitali e chi più ne ha più ne metta. Quindi diventano veramente compiti di realtà che mettono tutto assieme eh, e che portano a un'esperienza che può diventare anche interdisciplinare, non necessariamente legata alla, eh, alla storia dell'arte. Emanuela, guarda, su questo tema volevo soltanto dire, forse lo sai già e anche i nostri ascoltatori lo sanno, io seguo il British Museum, direi, su Facebook e su Instagram e loro... Settimanalmente coinvolgono il loro pubblico mettendo o dei dettagli di opere o quattro, non so, bracciali e eh, fanno delle domande, ad esempio, qual è quello eh, più antico secondo voi? E quindi sotto appaiono centinaia e centinaia di sì. commenti, e poi a un certo momento, ad esempio al pomeriggio, rivelano la. Eh, la risposta corretta, dando poi le schede di ogni singola opera ed effettivamente è un modo bellissimo di coinvolgere i propri, il proprio pubblico anche attraverso questi linguaggi che, che, che sono nuovi ma fanno parte della quotidianità. Assolutamente, sì, lo fa, credo, anche il Museo Nazionale Romano. Scopri l'intruso e quindi tu devi capire che tre sono, non lo so, Apollo e l'altro invece era Marte, insomma, spesso sono difficili, ammetto di avere anche io un po' di difficoltà perché le fanno anche complesse ed è divertente proprio per questo, perché insomma ci si sente sfidati e si inizia a guardare e osservare i dettagli e scoprire, per esempio, che ogni divinità ha i suoi attributi iconografici diversi l'una dall'altra, quindi sono vere e proprie lezioni ed è una cosa molto interessante, eh, che, mh, come dire, ti fanno sentire viva quell'opera quell che normalmente al museo, probabilmente tu studente, ci passeresti davanti senza degnarla di uno sguardo perché non vedi l'ora di uscire. Quindi far ridare vita all'arte attraverso anche questi metodi è assolutamente essenziale. Una cosa con cui io voglio completare è un consiglio generale. L'educazione al patrimonio non è un insieme di nozioni da imparare, ma una sensibilità da sviluppare. Quindi non vi preoccupate per il voto, la, la, la verifica, la valutazione di queste attività. L'importante è perseguire l'obiettivo che è quello di eh, sviluppare questo senso di appartenenza e di tutela che dobbiamo eh, avere tutti. Ah, Emanuela, io ti ringrazio tantissimo. Ehm, avrei, vorrei farti vedere i eh, continui commenti che hanno puntellato il, il tuo discorso, perché ogni volta che ovviamente. Eh, citavi un, un qualche cosa, tutta la comunità ovviamente rincarava con, con tanti altri spunti. C'è chi auspica eh, una lezione solo sul restauro, che effettivamente è un tema che solo quello eh. potrebbe eh, occupare un'intera ora, eh, c'è chi, me lo sono segnato, dice ritorno alla realtà arricchita dalle tue parole, quindi al termine di questa e un quarto che abbiamo passato insieme ti stanno facendo tutti i complimenti e ovviamente mi unisco anch'io ai complimenti quindi ehm, possiamo a questo punto ringraziare tutti i docenti che sono stati con noi credo che nonostante molti stiano anche dicendo che con due ore alla settimana non è sempre facile però tu hai tratteggiato alcuni eh, spunti alcune idee per cui riuscire a fare la didattica normale, ma anche con questa continua apertura alla eh, tutela e al riconoscimento del patrimonio, e quindi toccando uno dei temi dell'educazione civica e anche dell'Agenda 2030. Quindi grazie, Emanuela, per essere stata con noi. Grazie a voi. Un saluto a tutti e buona continuazione dell'anno scolastico. Bene Manuela, non siamo...